Dopo aver finito di registrare tutto questo video insieme, mi sono reso conto del fatto che Viola aveva dietro di noi un disegno di una donna completamente nuda. Un mio disegno. Un suo disegno, vuole specificare. Quindi YouTube, si tratta di un disegno. Quei seni non sono veri. Non bannatemi il video, per favore. Grazie. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi, come vedete, non ci troviamo in una location solita, ma soprattutto non sono neanche da solo perché sono qui insieme alla Violetta. Ciao. Il motivo per cui parleremo un po' più a bassa voce del solito è proprio legato al fatto che siamo a casa sua e di conseguenza questo non è il format adatto per fare queste domande. E poi c'è la mamma malata che sentirà le nostre cose, quindi si ammalerà ancora di più probabilmente. Come avete visto da titolo, oggi andremo a rispondere alle vostre domande in modo brutalmente onesto. Domande che ovviamente mi hanno fatto sul profilo Instagram di Edoardo Iannone, che è suo. Chiocciola di Ianno. Venite tutti a seguirmi perché avrete anche voi la possibilità di partecipare a video come questo. Cosa hai pensato di Edo appena l'hai visto? Ma Easy. Abbiamo già risposto a questa domanda. Ah, sì? Allora iniziamo con il botto, soprattutto con il primo litigio di questo video. Quanto tempo passate sui social, tra parentesi, non per lavoro ma per svago? Unpopular opinion di coppia. Lei vive con il telefono in mano su TikTok e Instagram. Ma cosa stai dicendo? Gliel'ho detto che litigavamo. Io devo dire invece che per assurdo lavoro con i social e per il resto li uso veramente poco niente, perché non mi viene spontanea come cosa. Cioè per me Instagram è lavoro e farmi i fatti miei è difficile. La popolarità di Edo ha mai creato problemi nella vostra relazione? Sì. Perché? Cioè non problemi disastrosi, però quando usciamo, soprattutto all'inizio, è fastidioso non poter fare le cose normalmente. Perché magari ti fermano per le fotografie e queste cose qua, dici? Mm-hmm. Al di là di quello? No. Allora ho messo questa domanda perché mi ha fatto spaccare da ridere. Siete razzisti? E poi io sì. Ha scritto il tizio. Cioè, non so, ci teneva un sacco a farci sapere la sua ideologia. Avete mai pensato di aprire qualche attività insieme, tipo Edoardo videomaker e Viola disegnatrice? Poi... Io no, perché lui non c'è mai per me per queste cose. Secondo litigio di coppia in questo momento. Io ci ho pensato quando hai aperto la tua pagina di disegni, perché io ho spiegato le strategie, tutte queste cose qua. Non è vero. Sì, è verissimo. Ballona. Ansietà. Che ballona. Litigate spesso? Se sì, chiarite subito oppure restate arrabbiati per giorni. Poi passiamo alle domande che piacciono a voi. Io vi giuro che a noi è capitato di litigare e di tirare così avanti il litigio che quando abbiamo fatto pace non sapevamo perché avessimo litigato. Però c'è da dire una cosa: normalmente sono io che faccio il gesto per riappacificare. Non è vero. Non è vero. E la maggior parte delle volte il compromesso viene da me. Cominciamo con le domande che interessano a loro. Edo ha mai fatto cilecca? Sì, più di una volta. Non è vero, hai detto così? Cioè, non so, sembra una roba. Conti sulle dita di una mano. Siete scherzosi anche nella vita di tutti i giorni o solo nei video? No, nella vita di tutti i giorni siamo molto, molto di peggio. Più. Sì, esatto. Secondo me, dall'esterno facciamo morire da sì. Spesso sottolineo con lei che se ci fosse una telecamera che ci inquadra tutti i giorni, verrebbero fuori delle robe che Isola dei Famosi, quelle robe di Grande Fratello, no, no. Spostati proprio. Se vedi la vita con il sorriso, ti ripaga, secondo me. Questa domanda è interessantissima. Non ne abbiamo mai parlato, non ci siamo mai confrontati sull'argomento. Aprirete mai un OnlyFans? Allora, non voglio discriminare o parlare male o pensare male, ma oggettificare il proprio corpo non mi piace. Farei molta fatica. Ma nel mio caso non penso me ne fregherebbe più di un tanto far vedere il mio corpo. Però penso che sia un mercato veramente diverso tra maschio e femmina. Ed è anche normale come cosa, perché oggettivamente, cioè il corpo di una femmina è molto più bello di quello di un maschio. Ma non sì, è che te lo dico io perché sono no, un maschio. Mi piace la femmina. Quindi boh, non penso, lo farò mai. Perché non ti arrivano follower? A tutte le mie fan che erano lì che aspettavano una risposta positiva. Quante donne ti seguono? 10% della gente che mi segue. Eravamo su 600.000. Sono 60.000. Guadagno dell'ultimo mese. Visto che loro vogliono sempre che si parli di sesso o di soldi. Niente, non ho guardato niente. Vai, non lavora. Nel mio caso ad inizio anno il business è relativamente basso. I soldi si fanno nella seconda parte dell'anno. Questo mese penso di aver fatturato più o meno 7.000 euro. Questa qua è interessante. Tra l'altro dobbiamo parlare bassa voce. I vostri vi hanno mai beccato in situazioni scomode? Ultimamente sempre. È un periodo, raga, che cioè ogni situazione, giuro, nell'ultimo mese e mezzo, due mesi. Però non proprio. Sì, no, non proprio. Però
pentito di aver regalato l'HM Polini? È una domanda che mi hanno fatto in molti e addirittura molti hanno già tratto le loro conclusioni dicendo che non sono felice, che è finito nelle mani della persona sbagliata. In realtà non sono per niente di questa idea, io sono felicissimo di tutto quello che abbiamo fatto. Per chi si fosse perso qualcosa, mi avesse iniziato a seguire da poco, un anno e mezzo fa ho regalato il mio cinquantino, la prima moto che ho avuto e con la quale ho iniziato a fare video sul web, ad un fan fortunato. Ti ricordi cosa dicevi 2 o 3 anni fa di quella moto? Che non l'avrei mai venduta, non ce l'avrei mai fatto. Voleva creare una teca. Volevo creare una teca di cristallo nella mia casa nuova, futura. Però guarda che mi emoziona pensare che io sia riuscito a fare questo gesto, perché mi sono reso così tanto conto che io non ne avevo bisogno e loro magari sì, la desideravano, magari qualcuno non ci riusciva ad arrivare. E quindi per me è stato molto complicato riuscire a regalarla. Comunque no, non sono pentito. Comanda da SMR. Avete mai fatto in macchina? No. No, comunque no. No, non possiamo dirlo questo. Quali saranno i tuoi futuri investimenti? Questo è molto interessante per te. Miei. Ora sto investendo nella scuola. Per ora questo. Sì, non ti preoccupare, amore mio, non ti preoccupare. Allora, io in questo momento continuo ad investire ogni fine anno una somma di denaro in ETF. Così sono a basso rischio, praticamente sempre in positivo, anche di un po', e sto tranquillo. Ho fatto un investimento molto importante, che è la mia auto nuova che vedrete verso fine anno. Quindi quello sicuramente è un grande investimento nel mio lavoro. Poi in futuro, più avanti, non lo so, mi piacerebbe tantissimo mettermi nell'immobiliare, provare a fare qualcosa in immobiliare. Insomma, andava, è brutta. Vai. Ma veramente brutta. Edo, ti faresti mai la mamma di Viola? Viola, ti faresti mai il papà o il fratello di Edo? Ma proprio zia. No. Più che altro non riuscirei a provare attrazioni per una persona più anziana. Oh raga, un botto di gente sul mio profilo Instagram mi ha fatto questa domanda: quando è che vi sposate, quando è che avrete un bambino? Non so se vi è chiaro, ma io ho 20 anni, lei 19. Quindi è un po' prestino in questo momento, assolutamente. Però è bravo con i bambini. Hai mai pensato seriamente di poter diventare padre? Non ci siamo mai ritrovati in una situazione pesante simile, perché siamo molto bravi e anche voi dovreste esserlo. Usate i profilattici. O le altre preoccupazioni. Andiamo con l'ultima domanda che ci avete posto diverse volte e alla quale noi abbiamo risposto diverse volte, ma questa sarà quella definitiva in cui le cose cambieranno. Viola prenderà mai una moto per girare insieme a te? Ma perché? Dai, ti schianti con me col muro, imparo a impennare insieme a te, impari prima tu di me probabilmente. Obiettivo di questo video, ragazzi, è anche per farmi vedere che siete arrivati fino a questo punto. Commentate con un motivo per cui Viola dovrebbe comprare una moto e imparare ad andare in moto. Va bene, niente, abbiamo finito. Quindi ragazzi, io spero che questo video in compagnia di Viola, nel quale abbiamo risposto in modo brutalmente onesto alle vostre domande, vi sia piaciuto. Ho visto che era da tanto tempo che me ne chiedevate uno nuovo, visto che era da un po' di tempo che effettivamente non ne facevamo sul canale. In tal caso vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace. Ricordatevi anche di seguirmi sul mio profilo Instagram, Facciale di Ianno. Brava! Iscrivetevi al canale ed attivate soprattutto la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Noi ragazzi ci vediamo in prossimo video e... adios! Yeah!